Siamo con Cristiano Biraghi. Cri, allora, un Inter capace di creare, soprattutto di gestire e divertirsi. Com'è andata questa partita? No, sapevamo che comunque non era facile, perché anche se la Spal aveva dei problemi, sapevamo che aveva dei problemi, però sono diciamo le ultime spiagge per loro, e quindi non si sa mai come affrontano la partita, ci possono essere delle complicazioni, e siamo stati bravi noi a far capire che comunque la volevamo indirizzare nel verso giusto la partita. E il mister paradossalmente ci teneva più ai dettagli sullo 0-3, ho notato, che sullo 0-0, perché era importante anche mantenere la porta inviolata in trasferta. Sì, intanto per quello, poi perché comunque nelle ultime partite proprio uno dei problemi che avevamo era che non riusciamo bene a gestire le partite, quindi anche sul 3-0, sul 4-0 è importante comunque saper tenere alto il livello, perché abbiamo provato sulla nostra pelle cosa vuol dire ricevere dei ribaltoni che poi fanno male. Veniamo a te, la terza soddisfazione personale, secondo gol in campionato, uno in Europa League, tutti e tre però senza pubblico. Mi dispiace, però purtroppo è così. Speriamo che me ne tengo qualcuno per quando ci sono i tifosi. Secondo me loro non vedono l'ora di tornare. Speriamo. Per vederti segnare, Cristiano. Beh. A proposito, tra qualche giorno un'altra trasferta delicata contro la Roma. Adesso l'obiettivo è chiaramente cercare di mantenere, no, questo rendimento che vi sta riuscendo bene. Sì, adesso ci teniamo domani per recuperare, poi sappiamo che domenica c'è una partita altrettanto importante contro una squadra forte, però noi siamo consapevoli di quello che possiamo fare, quindi siamo l'Inter e andremo a Roma per vincere. Eccoci con Pirola, intanto complimenti per l'esordio, dall'Under 15 alla prima squadra, esordio in Serie A, raccontaci le tue emozioni. No, le emozioni sono tante, ho fatto il primo anno di Inter dall'Under 14 ed è sempre stato il mio obiettivo esordire in Serie A con l'Inter, anche perché la tifo da quando sono bambino, e quindi è una bellissima serata ricca di emozioni per me. Domande da studio? Sì, io volevo chiedere a Lorenzo se si sarebbe mai immaginato di poi riuscire a fare l'esordio con questa maglia, per la maglia che ama, visto il percorso che è iniziato dalla pre-season dell'anno scorso. Mi ricordo quando ti avevo intervistato, avevi detto: per me è un onore potermi allenare con grandi campioni dai quali imparare. Ecco, guardandoti indietro, guardando ad oggi, ti saresti mai immaginato qualcosa del genere? No, da luglio dello scorso anno, quando sono stato chiamato in prima squadra, è sempre stato il mio obiettivo migliorare giorno dopo giorno con grandi campioni. Sono contento dopo un anno di essere riuscito a fare l'esordio in Serie A a 18 anni. Max? Ciao Lorenzo, ti volevo fare una domanda, perché ciao, da ex calciatore sono abbastanza curioso. È il tuo esordio, vedendola da fuori è un conto, giocare e scendere in campo è un altro. C'è qualche cosa che hai imparato rispetto a quello che sapevi già fare prima questa sera? Ma no, innanzitutto ho imparato che bisogna stare tranquilli anche quando si entra in una partita di Serie A, anche se è la prima, devi stare tranquillo, giocartela e cercare di divertirti il più possibile, perché sennò poi magari vai in confusione e diventa tutto più difficile, devi cercare di far sembrare tutto naturale. Faccio l'ultima io a Lorenzo, stando ovviamente con i piedi per terra, perché c'è tanto lavoro da fare. I prossimi obiettivi però quali sono? Ma magari fare qualche altra presenza, piano piano cercare di guadagnarmi sempre un po' più spazio all'interno della rosa.